Grande successo per la presentazione del volume della giornalista Tiziana Grassi, Taranto, storie di chi investe nella felicità del territorio. I seminatori di cambiamento dalla Laudato Si all'Agenda 2030. Nella gremitissima Aula Magna del Dipartimento Ionico Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, moltissime testimonianze di autorità, istituzioni, partner e semplici cittadini di Taranto. Fra i tanti, di particolare rilievo l'intervento di Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, che ha sintetizzato felicemente la ratio della pubblicazione. Tra il pubblico, tantissimi studenti degli istituti scolastici di Taranto e provincia. Beh sì, effettivamente questo libro, che poi è il primo del secondo che segue fra pochi mesi in cofanetto, i seminatori di felicità, di cambiamento, i tarantini, quella Taranto carsica che spesso non fa notizia, non viene conosciuta e che invece esiste e che si impegna per il territorio in maniera strepitosa, Taranto e provincia, e poi tantissimi giovani. Andava raccontata questa Taranto operosa che ci fa sperare concretamente, e ci sono tanti esempi di giovani che sono ritornati di Taranto che stanno facendo delle cose grandiose, e tutto questo non sono bastate 1000 pagine, non sono bastati 2 volumi in cofanetto, dovremmo farne altri perché c'è tanta roba bella a Taranto da raccontare, quindi noi la dobbiamo finire con il racconto prevalente sulle cose negative, ma dobbiamo credere in noi stessi maggiormente e raccontarci per le bellezze che siamo e che abbiamo. Beh, diciamo che la regione non si affaccia semplicemente a Taranto, ormai vive permanentemente a Taranto, e anche personalmente credo di essere stato a Taranto nell'ultimo anno assai più che in qualunque altro scorcio di Puglia, perché a Taranto si gioca una sfida importante, si gioca la sfida del futuro della Puglia e del modello diverso di sviluppo economico che la Puglia sta proponendo al Mezzogiorno e quindi all'Italia e quindi direi all'Europa nel momento che stiamo attraversando. E Tiziana Grassi con questo volume intercetta questo fermento che sul territorio si muove. Aveva affrontato prima un anno fa il mare come elemento identitario della città, oggi raccoglie tutte queste sfide di cambiamento da parte dei tanti e delle tante tarantini e tarantine che sono andati fuori, si sono affermati fuori, hanno inventato, studiato, creato, elaborato e così via dicendo, e oggi sentono il bisogno di tornare in questa città, ritornare nella loro terra d'origine e di restituire qualcosa del successo che hanno mietuto in giro per il mondo. È un processo estremamente importante perché stiamo e abbiamo l'obiettivo di invertire una rotta. Seminatore di cambiamento li chiama Tiziana Grassi nel suo volume, e seminare rinascita è lo slogan che ha caratterizzato e sta caratterizzando il processo di trasformazione della città dei due mari. Ecco, quindi mettendo insieme il mare, lo straordinario patrimonio culturale, le idee, l'innovazione, la creatività in tutti i campi che Tarantino ha dimostrato saper mettere in campo, io penso siano questi gli elementi dai quali partire per costruire quel modello di sviluppo economico circolare, inclusivo, sostenibile, che ovviamente detto a Taranto, declinato a Taranto, acquista un valore assai superiore che in qualunque altro contesto. Ma ripeto, non è soltanto un progetto in questo momento, è realtà che si sta facendo concretamente modello, sviluppo, economia e riattrazione dei tarantini dalla loro città.